Allora ragazzi, oggi ho ordinato io torta per tutti. Come Eugenio Gollini dedicò la torta Barossi a Jacopo Barossi, negli anni 30 suo figlio Agenore creò una torta alla mandorla e la dedicò qualche anno dopo a Ludovico Antonio Muratori, altro nostro vignolese illustre. Ma è buonissima! Buona! Tra l'altro il Muratori merita assolutamente questo omaggio, perché il nostro storico era anche un appassionato di cucina e sull'argomento ha scritto dei componimenti bellissimi. Okay. E a questo interesse di Ludovico Antonio Muratori abbiamo dedicato questa pillola. Infatti abbiamo intervistato il professor Gabriele Burzacchini, che ci ha accolti nel suo studio. A voi con l'intervista e noi finiamo questa buonissima torta. Quando pensiamo al Muratori, abbiamo in mente il grande studioso di statura europea. Non per nulla il prezioso volumetto firmato da Fabio Marri, un profilo a tutto tondo del nostro, si intitola Ludovico Antonio Muratori, un europeo di oggi, un volumetto pubblicato a Vignola nel 2005 dall'editore Vaccari per conto del Lions Club Vignola e Castelli Medievali. Storico, giurista, critico, letterato di capitale importanza nella cultura europea della prima metà del Settecento, il poliedrico sacerdote Muratori ha lasciato un'enorme produzione di scritti, la cui portata, straordinariamente incisiva in molti campi, è fra l'altro universalmente giudicata tuttora imprescindibile per chi voglia accostarsi alle fonti documentarie e giuridiche della storia d'Italia del Medioevo. L'immagine di Muratori che ci viene di norma presentata, in effetti, è quella dello studioso instancabilmente dedito a serissime ricerche. Questo è certamente giusto, ma c'è un aspetto della personalità del nostro che viene per lo più sottaciuto, se non del tutto ignorato, eccezion fatta per una ristretta cerchia di specialisti. Muratori fu anche, fin dagli anni dell'adolescenza, uno spirito arguto, dotato di una sua vena faceta e gioviale destinata a lasciare più di una traccia, sia pure saltuariamente, persino negli scritti dell'età matura, in particolare nell'epistolario. In quest'ottica, particolare attenzione meritano alcuni componimenti macaronici del giovanissimo Muratori. Diciamo qualcosa sul significato di macaronici. Sono componimenti in una lingua mista di latino volgare, cioè italiano, e dialetto, dove anche i termini volgari e dialettali sono flessi alla maniera del latino. Una modalità in uso specialmente in opere burlesche del Cinquecento e del Seicento, come il Baldus di Teofilo Folengo. La spiegazione del termine macaronico non è univoca, in ogni caso non ha nulla a che fare con i nostri maccheroni. Nel Quattrocento e nel Cinquecento maccherone era uno gnocco di forma tondeggiante fatto con diversi ingredienti, farina, formaggio, burro. Un companatico composito e piuttosto grezzo, come variamente compositi e apparentemente grossolani, sono appunto i componimenti macaronici. Possiamo partire
dall'esame di qualcuno di questi componimenti macaronici del nostro. L'elogio della farina è un componimento costruito con un misto di spezzoni poetici e di prosa, alla maniera degli elogi epigrafici. Si apre con l'arguta immagine della musa, nella tradizione classica dea ispiratrice del canto. Ricordiamo tutti l'incipit dell'Iliade: canta mio musa del Pelide Achille lira funestra, o dell'Odissea, musa quell'uomo dal multiforme ingegno, e di tantissimi altri poemi antichi e moderni. Qui la musa viene parodicamente rappresentata mentre straluna gli occhi, quid oculos sburlas o musa, e allunga il collo per meglio vedere gli innumerevoli prodotti creati in cucina con la farina: maccheroni, il pane quotidiano, la sfoglia utilizzata per torte, tortelli e tortellini, quindi gnocchi, tortiglioni, crescenti e crescentine, lasagne, tagliatelle, lunghetti, gnocchetti, grattini, vermicelli grossi e sottili, frittelle, pasticci, spongate, zuccherini, offelle, sfogliate, sughi di mosto, borlenghi. Si vensuolis bene untatos facant burlengos. E a proposito dei borlenghi, ecco, conviene soffermarsi su questa espressione, insuolis. Insuolis fa riferimento alla caratteristica padella da borlengo, dotata di un lungo manico e di un ampio recipiente tondo e piatto, che oggi viene comunemente chiamata il sole, al sol in dialetto. Spesso compare etimologico riferimento all'astro, perché il sole non c'entra per nulla, anche se quando andiamo in un negozio di strumenti domestici e chiediamo una padella da borlenghi, magari questa padella ha l'immagine del sole sul fondo. Il sole in realtà non c'entra. Il termine è da connettere con l'italiano suolo, suola, nel senso di base. Lo stesso Muratori lo definisce suolo di rame. Muratori precisò anche una sua idea sul significato di borlengo, borlenghi. Dopo aver contestato le opinioni espresse da altri, scrive: a me si rende più verisimile di trarre il nome di quel giorno, il giorno dell'ultimo di Carnevale, di trarre il nome di quel giorno da burlenghi o burlingozzi, perché così qualche popolo di Lombardia chiama lo stemperar farina, e fattane una falda sul suolo di rame col testo di sopra, ecco, al sol, il suolo di rame e il testo di sopra, cioè il coperchio di terracotta, e benunta di sopra e di sotto farla cuocere e come arrostire per mangiarsela poi così calda. Queste pastelle sospetto io chiamate brulenghi, dal francese brûlé e poi burlenghi, e dai fiorentini berlingacci. Il povero popolo negli ultimi dì di Carnevale faceva banchetto di questi, e tuttavia, scrive Muratori, ne ho veduto osservato il costume in qualche luogo. Alcuni carmi macaronici, raccolti anche in questo volumetto Carmi macaronici scelti, trattano di testi divertenti. Un epigramma è dedicato all'epitafio per una lepre cotta nel piatto.
cotto, cucinata nella pentola rovente, rosta pignatta, che le suona il canto del lesso, la bestia si vanta di avere una tomba più gloriosa delle piramidi o del mausoleo di Alicarnasso. Merita una precisazione questa espressione: la pignatta che suona alla lepre il canto del lesso. Nel leggi delle 12 tavole dell'antica Roma, il lesso era un lamento funebre, ma Muratori scherza sul significato di lesso con riferimento alla carne lessa, lessata di questa cottura della lepre. Un altro epigramma contiene il lamento dei tordi stufati, dissanguati, insaporiti, costretti a subire un umido rogo, constatano infine di essere tuttavia fortunati, giacché alla loro sepoltura ognuno è giulivo. Un arguto componimento è il bozzetto dell'ubriaco, dopo aver vuotato boccali, mezzette e pinte, l'ubriaco precipita poi in mille cadute. Il volto avvampa di Leneo, Leneo è epiteto di Bacco, quindi il vino, e la bocca soltanto parole grossolane e spropositi proferisce. Il piede si incrocia sovente, le membra minacciano di stramazzare, giacché il corpo ad ogni passo tende trabocchetti. La mente se ne va, l'ebbrezza sembra affatto pazzia, se l'una non fosse breve e l'altra non fosse duratura. Se i pazzi sono guariti dalla morte, sorella del sonno, gli ubriachi basta a guarirli il sonno, fratello della morte. Muratori scrisse anche un opuscolo sul vino brûlé, diremmo, de potu vini calidi, cioè la pozione, la bevanda del vino caldo. E in questo opuscolo Muratori loda le proprietà terapeutiche del vino brûlé. Era indirizzato al Giovanni Battista Davini, medico di Rinaldo I d'Este e autore di un analogo scritto sul vino caldo, sul vino brûlé. Ecco. Un componimento più impegnato è la ricetta delle frittelle, modus fritellizzandi. È un poemetto in 82 esametri a esaltazione di questa vivanda che Muratori fa risalire con arguzia a una invenzione di Prometeo, Prometeo il titano che aveva fatto agli uomini il dono del fuoco. Il poeta chiede tutela non ad Apollo, non alla musa, ma a Cuccagna, affinché gli sia propizia con brodo, frittelle e zucchero. L'ispirazione gli verrà dal vino, e cita il campano, la malvasia, il greco e il moscato. Le frittelle, Muratori dice di preferire a braciole, salsiccia, cervellati, mortadelle, lonze e salami. Ed ecco l'origine della trovata di Prometeo. Dopo aver rubato il fuoco al carro del sole
e avere foggiato con questo lume una statua viva, capace di camminare, parlare e godere di sentimenti, constatato che l'uomo novello, non nutrendosi a dovere, era di giorno in giorno sempre più malaticcio, gli elargì i frutti della terra, cetrioli, cedrones, meloni, pomi, pere, albicocche, muniacas, ciliegie, cerasas, uva, prugne. Ma questa alimentazione vegetariana fatta solo di frutti freddi tormentava il poveretto causandogli cattivi umori e Prometeo allora, per avere istruzioni sul da farsi, decise di consultare gli oracoli, che diedero il seguente risponso: nato dal fuoco trafugato, l'uomo dovrà continuare a vivere nei giorni a venire mangiando fuoco. Lo scaltro titano escogitò quindi la soluzione. Mette innanzitutto l'uomo a scaldarsi davanti a un bel fuoco. Comincia quindi a mescolare minestra cotta, mox coctam in piatto cepit mesdare minestram, aggiunge cacio grattugiato, cannella, uva passa, ricotta, poi setaccia la farina, farina msdazzat, rimescola il tutto insieme e lo stempera con acqua di fonte. Mette poi sul fuoco una padella con un'adeguata quantità di burro biondeggiante e vi soffrigge, rivoltandoli con la mescola, i mucchietti in fila dell'impasto sopra descritto, togliendo di volta in volta le frittelle ben rosolate, condite infine con dolce miele. La terapia si dimostra efficace e l'uomo recupera salute e vigore. Tutto l'Olimpo concorre alla creazione. Bacco procura l'uva, Cerere la farina, Pan la quacciotta e la ricotta, Vulcano la padella e il fuoco, Nettuno l'acqua. Inoltre l'India fornisce raffinate spezie e il re dei calabroni delizioso miele. Il re dei calabroni è la regina ape, ma al tempo di Muratori si credeva che a capo dell'alveare ci fosse il re dei calabroni e non la regina ape. Vale la pena rileggere qui il testo dei versi conclusivi del poemetto con la rappresentazione di una spiritosa scenetta conviviale e il finale fervorino a ribadire la bontà dell'alimento. Un tale si lecca le dita, un altro masticando per poco non s'affoga. Vi osservo anche godere al solo sentirmi nominare le grasse frittelle, e il nome delle frittelle forse vi fa mandar giù saliva e drizzare il collo. Ma voglio osservare il silenzio, che non venga la musa fra poco e Febo Apollo, richiamato dall'odore delle vivande, non rompa le pignatte, distrugga la padella e tutta quanta sconvolga e metta sotto sopra la cucina sotto la spinta della fame. Intanto ognuno lodi e mangi frittelle e universa la musa si nutra di buone frittelle. Come vedete, dal carme si può ricavare una vera e propria ricetta. Concludo questa carrellata con un mimo che si intitola Marforio e Pasquino. Il mimo è in esame tra i macaronici e mette in scena un dialogo tra due personaggi i cui nomi Muratori attinge alle due più famose statue parlanti di Roma, aduse fin dai primi anni del Cinquecento a salaci battute a distanza, per lo più ironiche o sarcastiche, spesso foriere di graffianti critiche, le temute
pasquinate nei confronti di papi, cardinali, nobiluomini, tanto potenti quanto corrotti. Muratori però ne fa solamente due spiantati che nel giorno di Giovedì Grasso sognano di poter fare un succulento pranzo. Nel corso del dialogo chiede campo una fantasmagorica girandola di vivande. Ci troviamo i cotechini, salame, frittelle alla cetosa, brusca frittura, rocchi di salsiccia, tortellini, un grasso cappone, carni lesse, stufato di piccione, nuotante in un appetitoso intingolo, un paio di polpette, un quarto di capretto cotto al forno, lombata di maiale ben condita con aglio, 5 fettine di torta, sedani, pere, mele rubiconde, vini rossi e bianchi. Ma la malinconica conclusione è che i due, entrambi senza il becco d'un quattrino, senza un soldo in saccoccia, sono costretti, per non dover poi fare i conti senza l'oste, a rinunciare al vagheggiato progetto. Con questa rapida carrellata di testi, spero di essere riuscito a far intendere che il nostro grandissimo Muratori sapeva apprezzare la buona cucina e si dimostrava capace ancora giovanissimo di produrre in latino macaronico componimenti giocosi di argomento culinario improntati ad arguzia, scherzo e sorriso.